Era già accaduto nel 2012, si era ripetuto nel 2013, poi nel 2014 e anche l'anno dopo. Oramai si tratta di un copione già visto e rivisto e gli interventi sottoscritti in diversi tavoli tecnici tardano ad arrivare e chi ne piange le conseguenze è la città. Sì, perché mentre si parla di cancellare il gruppo di lavoro del porto, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ancora una volta la situazione in cui versa il porto rifugio fa un'altra vittima. Ieri, giorno di Ferragosto, è toccato ad un'imbarcazione a vela la battente bandiera francese, lunga 13 metri, con una famiglia a bordo, rimanere incagliata. E come dicevamo, non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultima. Eccoci qui a Gela, nel nostro porto, che così non si può chiamare comunque. E ancora la nostra amministrazione gelese gioca con la vita degli altri, con la vita sia della Guardia Costiera che delle persone, dei turisti che vanno per mare. E siamo qui a vedere una barca incagliata con delle persone a bordo che rischiano la vita. E la Guardia Costiera avvicina che non riesce ad avvicinarsi, in quanto il porto, essendo insabbiato, rischia di andare a finire sugli scogli. Fatemi capire un po' voi che spettacoli belli che abbiamo il giorno di agosto, il giorno di Ferragosto. Sul posto si sono recati gli uomini della Capitaneria di Porto, l'equipaggio è stato trasbordato. Questa mattina sono iniziate le manovre per rimettere in sesto l'imbarcazione. Grazie agli nostri amministratori, sia comunali che quelli regionali, non si prendono cura effettivamente di quello che sta succedendo. Il Portigiano non è solo un pericolo per chi viene da fuori, ma è sicuramente un biglietto di visita non gradita per i forestieri. In una giornata simile a quella di oggi, con questo maltempo, io vorrei vedere come dovrebbe salvarsi quella famiglia che su quella barca. Per un porto inefficiente, i nostri politici comunali, anziché dire barzellette in consiglio comunale, prendendosi con le commissioni, non commissioni, perché non pensa a fare sbloccare l'iter per realizzare immediatamente questo porto? Il turismo a Gela come lo vogliamo fare? Cosa dobbiamo portare noi a livello economico, a livello di sviluppo di questa città? Lei l'hanno chiuso, chiudiamo anche il porto, la gente non viene più, ce ne andiamo tutti, poi andiamo sicuramente a casa dei vari sindaci o assessori che si seguono o del grande presidente o aspettiamo le prossime elezioni regionali per far iniziare i lavori. Giorno di Ferragosto con sorpresa per due gelesi, si tratta di Carlo Romano, ex segretario cittadino del PD, e del cognato Serafino Lopiano. Assieme alle rispettive mogli, a bordo di una barca, hanno avvistato una tartaruga marina caretta caretta nei pressi del porto e non ci hanno pensato due volte a portarla in salvo. È stata un'esperienza bellissima perché abbiamo portato in salvo una tartaruga, un esemplare rarissimo, e speriamo che si possa riprenderla più presto e possa ritornare un'altra volta in mare aperto. Abbiamo visto questa tartaruga che emergeva, i bambini l'hanno vista e si stava un po' lamentando. Dopo abbiamo subito chiamato la Capitaneria di Porto, una volta arrivati è riemersa di nuovo e allora in maniera istintiva io mi sono buttato per cercare di avvicinarmi. La tartaruga si avvicinava a me perché è sofferente, ha un amo praticamente, abbiamo visto che ha un amo praticamente impigliato, si è avvicinata a me, l'abbiamo tratto in salvo, si è anche buttato mio cognato per darmi un aiuto e poi con tutti abbiamo tirata su, è bella pesante. Comunque speriamo che si riprenda presto e vada in mare aperto, e questo significa che il nostro mare è un mare pulito. La tartaruga è stata controllata dal veterinario di turno. Ha mangiato un'esca sicuramente con dell'amo, probabilmente un palamito, ed è praticamente ha superato praticamente la prima parte dell'intestino e quindi esce dalla cloaca il filo, quindi vuol dire che l'amo è rimasto agganciato ad una parte dell'intestino che non sappiamo qual è, per cui sarà necessario fare una radiografia e poi decidere di come e quando intervenire, ma necessariamente bisognerà operarla. La cosa però che adesso possiamo fare proprio da subito è cercare di fargli superare questa fase di crisi, quindi il fatto che non ha mangiato per molto tempo, quindi cercare di riuscire a dargli del mangiare liofilizzato, del pesce liofilizzato, mantenerla lontano praticamente dal sole e sempre umida. Questa è l'emergenza che possiamo fare. Per il resto tutto quanto è demandato a quando le autorità che si occupano di tartarughe verranno, la sottoporranno ad una radiografia e poi l'intervento chirurgico e poi il normale decorso post-operatorio, che sarà di circa un mese. È un bellissimo esemplare, dovremmo essere orgogliosi di avere questi animali
nelle nostre zone, addirittura nel nostro porto, però purtroppo questo è uno degli inconvenienti insieme a quello delle buste di plastica che riguarda questo tipo di animali, perché in genere vedono le buste di plastica come delle esche, come dei pesci, le mangiano e quindi poi la busta di plastica crea degli impacchi a livello intestinale con dei blocchi e quindi la morte. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto. Siamo in contatto col centro di recupero fauna e di zooprofilassi di Palermo per sapere anche le loro intenzioni, se dobbiamo rilasciarli in mare oppure viene ricoverata presso delle strutture della Regione Sicilia, quindi in modo tale che può essere curata. L'amministrazione comunale di Gela condivide le apprensioni raccolte dalla Commissione consiliare alla cultura nell'ultima audizione sui disturbi nei minori. Nei prossimi giorni incontrerò le associazioni che in questi anni si sono occupate dello screening di DSA per pianificare interventi integrati con l'azienda sanitaria provinciale e le scuole gelesi. Lo dice l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abbera, esprimendo sensibilità sulla questione. Il diritto allo studio, ha continuato il componente della giunta, passa anche dall'attenzione che va prestata ai nostri alunni in difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento. Bisogna intervenire in maniera precoce con l'ausilio delle istituzioni scolastiche per individuare le fasce di attenzione clinica. Laddove invece i casi sono già acclarati, è necessario accelerare sulla presa in carico del minore rispondendo ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. L'assessore Abbera si è già interfacciata informalmente con l'associazione Il Tempio di Apollo che, assieme alla cooperativa Carpe Diem, ha seguito a Gela i ragazzi con disturbi nell'apprendimento e nel comportamento. I numeri che emergono appunto degli screening effettuati dalle associazioni sono per alcuni versi anche preoccupanti, quindi è chiaro che prendendo atto di questo dato ho deciso di rincontrare nel più breve tempo possibile le associazioni e cercare di creare una rete che possa essere efficace grazie alla collaborazione delle scuole per fare in modo che in maniera quanto più precoce possibile possa avvenire lo screening appunto di queste problematiche, per fare in modo che lì dove emergano delle patologie, lì dove emergono dei dati effettivamente che debbono essere attenzionati dal punto di vista clinico, possano queste essere appunto messe all'attenzione delle istituzioni sanitarie il prima possibile. Lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva delle sanzioni detentive è quanto stabilisce una convenzione sottoscritta al Tribunale di Gela tra il presidente Paolo Fiore e il coordinatore dell'organizzazione di volontariato Giube d'Italia, Orazio Coccomini. In particolar modo si tratta di persone che sono state fermate per guida in stato di ebbrezza oppure per altre violazioni di non eccessiva rilevanza e che vengono condannate a scontare pene alternative su richiesta dell'imputato con lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso la struttura operativa dell'associazione in via Falcone in contrada Brucazzi. La riabilitazione di chi sconta una pena nell'ambito della giustizia riparativa, ha detto Orazio Coccomini, ha un doppio valore. Da una parte viene saldato il proprio debito con la giustizia svolgendo attività volontaria e non retribuita in favore della collettività, dall'altra la conoscenza ravvicinata del mondo del volontariato che lascerà un segno di maggior consapevolezza sul ruolo attivo che ognuno di noi può e dovrebbe avere nella società. Come prevede lo statuto associativo, Giube d'Italia si impegna non solo nelle attività indirizzate alla protezione civile, ma a sviluppare progetti che tendono al buon andamento della vita sociale. L'accordo firmato giorni addietro prevede l'inserimento di un massimo di 10 lavoratori che saranno impiegati contemporaneamente. Per Orazio Coccomini si tratta di un notevole passo in avanti sul tema della rieducazione e riabilitazione, con rilevanti e non secondarie influenze anche sulla riappropriazione
appropriarsi di una dignità personale attivata dalla sentirsi utile per gli altri. Si tratta di una collaborazione estremamente importante, un'esperienza che apre nuovi spazi di solidarietà, che crea i presupposti per una riconciliazione tra il reo e la comunità e rafforza il senso di sicurezza collettivo. L'esperienza che il condannato o imputato si trova a vivere è di alto valore umano perché svolta nel mondo del volontariato all'interno di una organizzazione che ogni giorno si occupa nei diversi ambiti di sostenere persone in difficoltà e di tutelare il territorio, creando una cittadinanza attiva, consapevole e solidale. Immediata pulizia della spiaggia a Gela. Dopo il Ferragosto, uomini e mezzi della Tegra si sono messi al lavoro al fine di rimuovere i rifiuti accumulati nella giornata clou dell'estate. L'amministrazione comunale ha chiesto che si intervenisse da subito per restituire decoro al litorale e così è stato. Purtroppo qualche incivile ha scambiato la spiaggia per una discarica. Comunque, come dicevamo, l'intervento di pulizia è stato solerte e il sindaco Domenico Messinese manifesta tutto il suo compiacimento. Fin dalle prime ore dell'alba un piccolo esercito di dipendenti della Tegra è sceso in spiaggia, uomini e mezzi, proprio per ridare decoro alle spiagge che sono state utilizzate per tutta la notte Ferragosto e dove molti hanno abbandonato i rifiuti. Sicuramente il fatto di aver abbandonato i rifiuti non è una cosa gradevole, però siamo voluti intervenire con un intervento di pulizia straordinaria proprio per continuare a dare decoro a una delle spiagge più belle d'Italia. Quindi già stamattina sono scesi con mezzi uomini al fine di ripulire tutta la spiaggia. L'attenzione quest'anno è stata notevole, credo, cercando di portare quei servizi che nelle nostre spiagge normalmente negli altri anni non ci sono stati e che noi normalmente andavamo a invidiare a delle spiagge magari un po' più lontane che venivano visitate dai nostri concittadini. Ma il fatto che qualcuno abbia tentato di fare polemiche, sinceramente credo che la macchina abbia funzionato molto bene e non ci sono stati nemmeno attacchi subdoli di paesi vicini che volevano scaricare delle colpe che noi sicuramente non abbiamo avuto e non abbiamo. Il sindaco lancia un appello: lasciate pulite le spiagge. Credo che sia giusto vivere la nostra spiaggia in modo intenso, credo che per un po' più di attenzione e una maggiore pulizia di chi usufruisce delle nostre coste debba essere la regola. Ci stiamo lavorando, la coscienza devo dire che sta crescendo e questa è una cosa importante, come è anche stato importante che in realtà non si è concentrato tutto in un solo piccolo lembo di spiaggia, ma in realtà tutta la spiaggia gelese è stata interessata della serata del 15 agosto con i lidi che hanno organizzato delle serate, con le spiagge libere a partire dal fiume Gela fino ad arrivare a Piana Marina con la presenza di diversi ragazzi, e il fatto di avere questa grande spiaggia a disposizione ha consentito di ridurre i rischi, i problemi, che è una cosa fondamentale. Prefinalista nazionale a Jesolo, con il titolo di Miss Equilibra Sicilia Ovest, qui a Gela è la numero 15, Katia Taiello! E Katia Taiello di Aragona, la vincitrice dell'edizione gelese di Miss Italia che si è svolta ieri sera nella suggestiva Piazza Umberto I. La giovane accede così alle prefinali nazionali del noto concorso di bellezza a Jesolo. Ad incoronare la liceale dagli occhi azzurri è stato il sindaco Domenico Messinese. Emozioni uniche e inspiegabili. Ovviamente tutti sperano la vittoria, me l'aspettavo perché ci speravo tanto. Una bella serata, gradita dai gelesi che sono rimasti numerosi fino alla fine, ma cosa più importante, un importante messaggio che è stato lanciato, che le donne non è soltanto una bellezza esteriore, ma è una bellezza interiore che si deve
per poter valutare e soprattutto apprezzare. Quindi è stato lanciato il messaggio contro la violenza nei confronti delle donne, un messaggio che questa amministrazione sposa in pieno, un messaggio importante, un messaggio che continua con la politica che sta adottando la mia amministrazione. Gela avrà pure una sua rappresentante in gara alle fasi che precedono la finale. Carla Cangemi, gelese di 18 anni, è stata ospite in casa dello spettacolo di ieri, in cui ha raccontato le sue aspirazioni e ringraziato chi le sta accanto in questo momento. Durante la serata è stato lanciato un forte messaggio contro la violenza sulle donne e in questo contesto il sindaco ha ricordato il supporto che può offrire lo sportello comunale Angelas. Lo spettacolo è stato bello, interessante, è uno di quegli eventi che fa bene alla città, insomma, quello di far conoscere la nostra piazza, il Duomo, con le riprese che sicuramente hanno interessato l'intero giro della piazza, e è una manifestazione che ha di portata nazionale, che è stata piacevole e interessante. Una bellissima serata, un pubblico che ha risposto alla grande, hanno apprezzato le finaliste, le 30 finaliste, tutte bellissime. La giuria ha scelto una bellissima ragazza della provincia di Agrigento, di Aragona, un bellissimo volto, bellissimi occhi. Lei rappresenterà la Sicilia a Jesolo e posso dire il bilancio, sono soddisfatto da questa serata, speriamo di ritornare anche il prossimo anno, grazie all'amministrazione. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Vice Sindaco, siamo nei pressi del Palazzo di Città e dalle immagini emerge in maniera molto chiara la presenza di rifiuti, in questo caso cartone. Le chiedo subito, perché non si interviene? Parliamo del salotto della città. Chiaro, allora questo, come vedete, non ci sono attività in prossimità, quindi diciamo, è un punto di conferimento inadeguato. E pare evidente, diciamo, che sono cartoni di merce in volumi, quindi afferiscono molto probabilmente a qualche attività, a qualche esercente commerciale che non ha ancora ben appreso le regole per la corretta differenziata e il corretto ritiro. Sono cartoni che non possono essere depositati qui, questo non è un punto di riferimento per depositare i rifiuti vanno depositati di fronte all'esercizio commerciale, di fronte alla propria abitazione quando si tratta di rifiuti diciamo di abitazione e poi ecco, verranno ritirati normalmente. È chiaro che nei punti in cui ecco, non ci sono attività censite è un pochino più complicato, bisogna ripassare per pulire la città. E dunque saranno tolti al più presto? Verranno tolti, così come vengono tolti i cumuli che si vanno formando ancora diciamo, in alcune parti della città, devo dire comunque sicuramente in misura ridotta in alcune parti, in altre forse in misura amplificata, perché forse per sfuggire al metodo della differenziata ancora qualcuno pensa che sia possibile conferire in discariche abusive nelle zone limitrofe della città i propri rifiuti. E il gelese riesce a fare la differenziata? Allora, diciamo, da quando abbiamo attivato il nuovo calendario si registrano, diciamo, oltre agli episodi negativi come questo qua, dei risultati quantificati positivamente.
Ad esempio, proprio nella raccolta dei cartoni si è passato da 10 tonnellate la settimana scorsa a più di 20 tonnellate questa settimana. Per la plastica si è passati appunto da circa 15 tonnellate la settimana scorsa a 30 tonnellate questa settimana, recuperando una grossa frazione di metalli, che è un rifiuto pregiato che, diciamo, registrava in passato quantitativi molto ma molto ridotti. Quando saranno invece consegnati definitivamente i contenitori per il vetro? La consegna è ancora in esercizio, è stata completata tutta la parte di Sette Farine, una parte della Via Venezia. Questa settimana si dovrebbe chiudere la parte, diciamo, del centro storico, partendo dal museo. Verranno, ecco, consegnati in aree dedicate dove è anche più facile recuperare, come diciamo, i presidi residenziali, ad esempio la cooperativa Agave piuttosto che Roccazzelle, che sono, diciamo, degli agglomerati ben identificati in cui è più facile sia, diciamo, la consegna sia il recupero dei rifiuti, e quindi possibilmente aumentare ancora, ecco, la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata. A 26 anni è nativo del Cireale, con il diploma di perito tecnico informatico in tasca, ma attore teatrale a tutti gli effetti. Lui è Gabriele Vitale. Da qualche giorno a questa parte sta girando la Sicilia in lungo e in largo e si fa immortalare con tanto di fascia dinanzi ai vari palazzi di città. Oggi è stato a Gela, scatti davanti al municipio tra la curiosità della gente. L'obiettivo? È un progetto che nasce col Castello Ursino. Appunto, c'è una mostra indetta da Vittorio Sgarbi, che è il Museo della Follia, di Antonio Ligabue, e tra genio e sregolatezza il mio progetto riguarda un collage, speriamo che viene un bel paint a muro, in cui sarò sindaco di tutte, dico tutte, le città siciliane, Palermo, Enna, Acireale, appunto Catania stesso, per nel mio spirito sognare di gestire io la Sicilia, ma non da dittatore, ma cercare di migliorarla con i sogni che possono essere quelli di un ragazzo che cerca sempre speranza. E lancio una speranza, quella ai giovani, di non abbattersi mai, di non andare via, ma rimanere qui in Sicilia e cercare di cambiare la nostra bella regione. È già difficile governare una città, è difficilissimo governare la Sicilia. Non è difficile se i siciliani partecipano insieme all'amministrazione, cosa che oggi si è vista poco in Sicilia. Mi auguro che questo accada, grandi, giovani, piccini, affinché anche il mio collage possa far pensare: ma perché, se io fossi sindaco per un giorno, perché non farlo? Ecco, se tu fossi il sindaco di Gela, cosa faresti? Ma io non conosco Gela come non conosco Palermo, anche se ho fatto la foto lì. Devo dire che sicuramente l'occhio vuole la sua parte, quindi abbellirei di più con del verde, non me ne voglia il sindaco, non lo conosco, così come non conosco quello di Enna e di altre città della Sicilia, però penso stare vicino alla gente, come sicuramente il vostro sindaco farà. E cosa ricorderà di questa esperienza di Gela? Ma sicuramente il palazzo di città, perché lo immortalerò in questa mia idea. E poi lei che mi ha intervistato, e la ringrazio per la gentilezza e aver fatto sì che io potessi esprimere a tutti la mia idea e il mio verbo su questa nuova iniziativa. Si è ufficialmente insediato questa mattina al Tribunale di Gela il nuovo presidente della sezione penale. Si tratta di Miriam D'Amore, 53 anni, nativa di Cuneo, già consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del Tribunale. E la mia è stata una scelta voluta, anche perché io, forse pochi lo sanno, ma io ho inaugurato il Tribunale di Gela nel 91, perché ricoprivo l'incarico di procuratore proprio della Repubblica, proprio al momento in cui fu istituito il Tribunale di Gela, l'ho ricoperto per circa 6 mesi. Per cui ritorno molto volentieri in questa città e spero di restarci e lavorarci a lungo. Io lavoravo alla Corte d'Appello di Caltanissetta, mi sono occupata di tutti i processi più importanti di criminalità organizzata che riguardavano la città di Gela, e quindi non è per me una novità, ecco, questo tipo di lavoro. Al nuovo presidente della sezione penale abbiamo chiesto anche quali sono le differenze fra Gela e Caltanissetta.
qua c'è un sono stati fatti moltissimi processi particolarmente importanti. Diciamo che è un territorio peraltro molto vivace anche economicamente, quindi questo sicuramente ci saranno anche problematiche ambientali che per esempio a Caltanissetta mancano. Ai nostri microfoni il presidente del Tribunale Paolo Fiore. L'organico è finalmente completo, è una situazione direi abbastanza eccezionale per il Tribunale di Gela. Io personalmente non mi ricordo una situazione di pieno organico. Abbiamo un giudice assente perché in maternità, ma siamo molto contenti poi perché acquisiamo delle persone di grande valore. Dopo Miriam D'Amore a giorni si insiederà anche il magistrato Lirio Conti che ritorna a Gela. Magistrati di grande esperienza, grande professionalità di cui abbiamo bisogno, di cui hanno bisogno anche i giovani giudici del Tribunale che necessitano di punti di riferimento anziani.